in scena l'opera di Ciccio de Rose, una rilettura originale della Cavalleria Rusticana. Sentiamo. Stasera Cavalleria Rusticana si parte venerdì al Morelli la prima e andate oltre Mascagni. Eh sì, questa volta noi rivisitiamo Sto Mascagni ripetendo, in 2, chiave 2, 9, comica. 1, 8. La tragedia ci sarà, Niente. l'assassino ci sarà, È proprio compare staccato. Turiddu sarà scannato, però tutti in una serie di equivoci iniziali che verranno Provando. detti all'inizio appunto della commedia, che è capitato Questi un guaio. cellulari. E la compagnia deve sopportare questo guaio Niente. e questo guaio farà veramente ridere la Non gente che verrà a teatro. prende la linea Cominciamo da senza Lola che fa litigare Turiddu e Alfio. Lei non cambia, è lei l'oggetto del contendere. vita. Allora, Lola sarebbe la donna di cui Turiddu, che è Pietro De Luca, di cui lui è innamorato. E poi però Turiddu parte per andare a 3, fare il soldato e quando 4, 6, torna 2, trova 8, Lola già sposata ad 2, 2, Alfio, 9, che è 1, 8. interpretato da Costantino, aiutami, Costantino Muraca. E niente, tutto in chiave comica comunque, perché diciamo che la storia vera è molto tragica, la storia di Mascagni, ma noi l'abbiamo rivisitata e data in chiave molto comica. Però Turiddu muore sempre perché lui è così, si fida, parte, torna e trova la sorpresa. Sì, saluto la mamma come Niente, Isa. tradizione per questo Mi viaggio dispiace. senza ritorno, con una serie di Oh, mo equivoci anche in riprovo. questo caso, ma vengono rappresentati tutti i personaggi principali Domani? dell'opera del Mascagni, ma Stasera? No, con delle novità stasera. che sarà il pubblico ad apprezzare o meno. Noi giochiamo questa carta sperando di far divertire il pubblico. C'è un'altra vittima ed è Santuzza che si è fidata di Turiddu, ha cercato di farlo innamorare, però alla fine Turiddu vuole Lola. Vuole Lola e poi io sono talmente così agguerrita perché lui tende sempre verso Lola, poi insegue la contessa, e insomma lui è un po' birichino. Contessa non mi risulta, c'è un nuovo personaggio. Certamente un personaggio fuori dal coro, è una contessa che irrompe così sulla scena e cerca qualcosa. Non vi posso anticipare nulla perché vi aspettiamo in teatro, però è una parte molto Sì, esilarante e subisce ovviamente anche la corte di Turiddu, che Turiddu è un grande conquistatore. si fa in tre questa volta Turiddu. Allora diamo l'appuntamento, la contessa ci invita a teatro. Vi invito tutti quanti al Teatro Morelli, venerdì 21 alle 20:30. Vi aspettiamo con stasera Cavalleria Rusticana.